Ben ritrovati amici ed appassionati di Funeral. Pala Luis si affrontano Luis Roma e Stella Azzurra Viterbo. Un match molto importante in ottica girone C, visto che nello stesso fine settimana si affronteranno Palestrina e Napoli nello scontro diretto in vetta alla classifica. La Luis ha quindi la grande chance di confermarsi nella parte nobile della graduatoria, ma la Stella Azzurra Viterbo è pronta a dare battaglia. È la settima giornata di Serie B LNP. Difonso per Ramenghi, poi dentro per Peretta che si appoggia al tabellone e firma il 10-5 per i padroni di casa. Tare che i suoi lunghi entrino all'interno dell'area, poi va da Marcante, uno contro uno, c'è mismatch contro Beretta, lo sfrutta Marcante, 10-7. Fonso può ripartire, va da Beretta che di prima scarica per la conclusione di Pozzetti dalla media che vale il 16-7. Torna dal numero 8 De Dominicis per Ramenghi, spalla a canestro, uno contro uno, entra nel pitturato, si gira, si appoggia al tabellone, bellissimo il 22-9. Fowler, Ciampaglia, Ianuale, scambiano i lunghi e allora Fowler si prende una tripla impossibile ma la mette a bersaglio, 27-16. Buon accorcio, va da solo, passa, prova il tiro. Il terzo tempo e il possibile gioco da tre punti è 35-23. Uno contro uno, mismatch con Faccenda, lo sfida, poi apre nuovamente per Fowler. È la tripla del numero 7, fate 8 punti consecutivi per lui. Scuderi è da solo, c'è spazio per il numero 9 che non esita, risponde subito alla tripla avversaria con il 39-29. Va da solo, prova a passare, rischia di perdere palla, ritorna oltre l'arco, poi serve Pozzetti che gli dà nuovamente la palla, il taglio di Scuderi è perfetto e vale il 49-34. Forse Miriello, Scuderi prova ad andare da solo, si allontana, il tiro in allontanamento, 51-36. Va da solo il numero 26, si appoggia al tabellone, la palla entra con qualche aiutino del ferro e vale 53-41. Porta sul primo ferro, poi bravissimo De Dominicis che serve Ramenghi, canestro, possibilità di gioco da tre punti, 55-41. Sputata però dal ferro, poi Ramenghi protegge il rimbalzo, serve direttamente dall'altra parte De Dominicis che si appoggia al tabellone e realizza il 60-41. Da maglie blu e allora riparte da Difonso, poi De Dominicis dentro per Beretta che si appoggia al ferro e firma il 68-47. Squan finisce qui 74-51. La Luis Roma sale a quota 12 punti, si conferma imbattuta in casa e aspetta il risultato di Palestrina Napoli per vedere in quale posizione sarà sempre nella parte nobile della graduatoria, mentre Viterbo torna a casa con un'altra sconfitta e rimane dunque a quota 2 punti.